La congiuntura economica sta impattando sul percorso della certificazione professionale in Italia? L'anno 2011 non è stato un grande anno e il 2012 non sarà tanto meglio. E sicuramente questa crisi ha impattato sui budget delle società e, come sempre, la prima a essere sacrificata è la formazione. Malgrado questo, devo dire con soddisfazione che la certificazione EFPA anche nel 2011 e mi auguro nel 2012 continuerà a crescere. Questo grazie all'iniziativa però non di realtà istituzionali ma di singoli che hanno abbracciato la mission di EFPA Italia e la certificazione di qualità. Io credo comunque che questa situazione di non intervento da parte delle SGR, banche, SIM non possa continuare, in quanto bisogna colmare un gap culturale con altri paesi europei. E ritengo anzi che ci siano già degli ottimi segnali da parte di importanti player che per l'anno 2012 hanno messo in programma o stanno già portando avanti programmi di certificazione EFPA per i loro promotori finanziari. I clienti percepiscono il valore della certificazione professionale? Beh, in questo momento direi che non può essere riconosciuto a priori, perché il numero dei certificati EFPA è ancora esiguo, pur essendo significativo per noi, 3.500 in Italia, ma sul panorama dei professionisti del risparmio è ancora un numero esiguo per essere riconosciuto dalla totalità del mercato. Diciamo comunque che io sarei già contento che i clienti dei professionisti certificati EFPA operassero e si facessero riconoscere come tali dai loro clienti. Questo vorrebbe dire una presa di coscienza della qualità della propria formazione e della responsabilità deontologica che hanno nei confronti dei clienti, in quanto sanno di più e sanno anche le conseguenze che le loro azioni potrebbero avere sul risparmio dei propri clienti. Comunque noi cercheremo, come abbiamo fatto già nel 2011 e anche continueremo nel 2012 e gli anni futuri, per fare in modo che la certificazione sia sempre più conosciuta sul mercato finale, che è quello dei risparmiatori, ma non tanto nell'interesse di EFPA o dei professionisti certificati, quanto proprio nell'interesse dei risparmiatori, per i quali una formazione qualificata e di qualità significa anche una maggior tutela del loro risparmio. Il 14 e 15 giugno si terrà a Sorrento il decennale di EFPA Italia. Può anticiparci quali saranno i temi principali della manifestazione? Allora, sicuramente quello più importante sarà l'aspetto celebrativo, proprio perché celebreremo i 10 anni dalla nascita della Fondazione EFPA Italia, e quindi noi cercheremo di sottolineare quelli che sono i risultati raggiunti anche in anni, come abbiamo visto prima, difficili di mercato, e proprio per poter dimostrare che la categoria degli professionisti del risparmio è sensibile al tema della formazione e quindi ha a cuore l'interesse del proprio cliente. Inoltre vorremmo festeggiare con tutti coloro, SGR, SIM, banche, che hanno enti di formazione, che hanno condiviso con noi questo percorso, riuscendo a raggiungere con noi questi importanti risultati, e anche per stimolarli a proseguire, no? nel perseguirli. Poi ci saranno sicuramente gli aspetti educational che non mancano mai nelle nostre convention, per cui noi vedremo alternarsi sul palco esponenti accademici, delle SGR, gestori e anche delle istituzioni, che tratteranno temi di macroeconomia, di impostazione, di asset allocation, di portafoglio e di previsioni di quelli che saranno gli sviluppi normativi in seno alla pianificazione e alla consulenza finanziaria. Da ultimo abbiamo lanciato un'iniziativa che per ora è circoscritta all'evento di EFPA di giugno, che è aprire degli indirizzi su social network, perché il mantenimento elevatissimo di certificati nel corso di questi anni, che arriviamo a una percentuale del 97% medio, ci ha fatto constatare che quella dei certificati EFPA di fatto è una community. E quindi abbiamo voluto abbandonare quella che, o perlomeno affiancare quella che era una comunicazione unidirezionale e fornita sia sul sito con le newsletter, con una interazione maggiore. Quindi ci siamo esposti su Twitter, Facebook e LinkedIn, in modo che i certificati EFPA potessero colloquiare con noi tra di loro, e poi, portando avanti anche un ulteriore obiettivo, che è quello che ho citato prima, di far conoscere meglio EFPA sul mercato finale dei risparmiatori, perché ormai molti cittadini italiani
operano su questi social network e quindi potrebbero venire a conoscenza più facilmente, in maniera più diffusa, della nostra realtà, che merita di essere conosciuta per i motivi che abbiamo detto, nel loro esclusivo interesse.